è piaciuto tantissimo il primo tempo della squadra, sinceramente. Meritavamo di fare il vantaggio il primo tempo, abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto pazienza, e l'Ascoli ha corso tanto, siamo stati molto più lucidi rispetto al campo basso e nella pulizia tecnica, e i ragazzi erano tranquilli, cercavano di trovare giocate, e hanno letto benissimo la situazione, da un lato veniva un uomo, dall'altro c'era Barone che pallava tra i due, loro l'hanno letta bene, a un certo punto abbiamo allargato Curcio, Cicerelli è venuto più dentro, i ragazzi hanno avuto grande lettura, poi al secondo tempo abbiamo sbloccato, penso che abbiamo fatto una buonissima gara. Buonasera mister, naturalmente complimenti perché stasera Adana ha fatto una grande partita. Già nel primo tempo ha avuto tre occasioni di gol, una sventata dal portiere deviando la sfera in corner e altre due dove prima Curcio e poi Cianci praticamente non hanno centrato il bersaglio. Poi nella ripresa la Ternana è cresciuta ancora di più con un'intensità maggiore e l'Ascoli a parer mio è calato. Lei che ne dice altra cosa? No, sono d'accordo. L'Ascoli nel primo tempo ha cercato di tenere i ritmi alti, ma noi avevamo la sensazione di essere in controllo, di essere molto lucidi nelle scelte. E non era facile trovare sbocchi, visto che su Cicerelli era marcata uomo, e dentro al campo cercavano di mascherarci sui due mediani, però abbiamo mosso la palla bene da un lato all'altro, cercavamo di attirarli, e abbiamo sviluppato 4-5 volte molto molto bene, e siamo stati troppo frettolosi in tre quarti, molte volte abbiamo sbagliato il controllo, molte volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, non abbiamo fatto la scelta giusta, due volte potevamo arrivare sul fondo con la sovrapposizione, mettere la palla dentro, invece abbiamo tentato la giocata, ma questo capita, questo è quando si vuole determinare il coraggio, quello che chiedo sempre io ai ragazzi, però era un peccato non essere in vantaggio, questo è la verità, è quello che ho detto ai ragazzi, e quando non vai in vantaggio dopo un primo tempo così può diventare molto pericoloso se non l'approcci bene nei primi 10-15 minuti del secondo tempo. È lì che la squadra ha vinto la partita, in quei 15 minuti del secondo tempo dove ha riapprocciato con ferocia, voleva vincere, e devo dire che anche il secondo tempo è stato molto positivo, tranne gli ultimi 10 minuti quando ci siamo messi a 5, la squadra si è abbassata troppo, però c'è anche da dire che poi non abbiamo cambiato centrocampo, De Burra e Corradini hanno fatto una grandissima partita e quindi c'era un po' anche meno benzina, Romeo ha corso tantissimo e così sono stracontento di chi è partito dall'inizio, perché quando dico che arriva il momento di tutti, arriva, e Donati ha fatto una buonissima gara e non giocava da tanto, Martella non giocava da tanto, anche lui gli ultimi 10 minuti non ne aveva, Maestrelli ha fatto una buonissima gara, quindi che è subentrato bene, però ci siamo abbassati troppo, e quando ti abbassi troppo prima o poi l'episodio ti può girare a sfavore, è questo che noi non dobbiamo fare, però in questo momento qui ragazzi non gli posso chiedere di più, visto che in certe zone del campo stanno spingendo al massimo, non ci sono ricambi e si va avanti con massima umiltà e prepareremo la prossima.